se gentilmente vi accomodate, così iniziamo. Stiamo nei tempi che avevamo indicato quando vi abbiamo fatto l'invito. All'1:30 il ministro deve lasciarci per un altro impegno e quindi faremo in tempi molto rapidi tutta l'iniziativa, naturalmente senza trascurare le cose che devono essere dette. Poi alla fine avremo una piccola degustazione, anche molto leggera, di prodotti del nostro mare e credo sia una buonissima conclusione della nostra giornata. Naturalmente saluto il ministro Martina, voi sapete che è ministro delle politiche agricole e alimentari e foreste. Si è contraddistinto in questi anni con un lavoro proficuo per la difesa della produzione agricolo alimentare ittica del nostro paese, ottenendo risultati sicuramente molto, molto importanti e lusinghieri. Più che alle parate, il ministro ha preferito lavorare a testa bassa sui temi che riguardavano il nostro mondo, e credo che i risultati oggi possano essere riconosciuti in maniera molto, molto importante. Però credo che le cose importanti le dirà lui rispetto al lavoro fatto, ma soprattutto agli impegni che bisogna prendersi rispetto alle sfide che abbiamo per il futuro. Il tema nostro è non fermarsi rispetto alle riforme. Questo è il grande tema che l'Italia e voi tutti sarete chiamati a rispondere il 4 di marzo. Naturalmente a fianco a Maurizio abbiamo anche i candidati sia il Senato che la Camera, sia uninominale che plurinominale, che abbiamo voluto presentarvi, anche se di comune accordo abbiamo deciso che non interverranno se non il saluto di Barbara, che è la nostra candidata sul plurinominale della città metropolitana di Venezia e quindi del nostro territorio. E poi Pierpaolo Baretta, che è candidato all'uninominale Senato, che naturalmente conosciamo per la sua attività non solo come sottosegretario ma anche come conoscente delle dinamiche. Siamo tra l'altro in un stabilimento balneare e Pierpaolo ha seguito sicuramente in maniera molto proficua e importante questo tema con una sensibilità e un'attenzione rispetto a queste tematiche sicuramente di primo livello. Abbiamo deciso di far così, che ci siano gli interventi di tutti i candidati, noi preferiamo che ci siano gli interventi delle categorie economiche, dei soggetti, dei produttori, dei pescatori, degli agricoltori, dei rappresentanti del mondo produttivo. Abbiamo in sala anche non solo rappresentanti del mondo della pesca e dell'agricoltura, ma ho visto anche il presidente dell'associazione albergatori, abbiamo il sindaco di Cona, abbiamo tantissimi personalità che operano all'interno del mondo primario e credo che sarà sicuramente utile interloquire con il ministro per avere alcune risposte rispetto alle tematiche portate avanti, ma anche su eventuali impegni da prendere sul contingente e sul futuro. Allora, mi ha chiesto di intervenire per primo Spinadin Marco, che rappresenta Federcopesca. Grazie.